Grazie, grazie di cuore, grazie. È così che l'abbiamo raccontata, contaminata, con le emozioni che abbiamo immaginato, sentito e speriamo anche trasmesse. Volevo dire un grazie di cuore a chi ha reso possibile da un punto di vista artistico questa rappresentazione. Volevo cominciare con questi straordinari compagni di tantissimi racconti, di tantissime avventure, la compagnia di Efesto di Recanati. E che ne abbiamo raccontate di storie insieme, mamma mia. E poi volevo dire un grazie a chi invece da un punto di vista, ecco, della contaminazione, ma con una professionalità incredibile, ha lavorato sul palcoscenico, ed è il balletto di Pina Testa. Eccoli qua, giovanissimi, bravissimi. Bravissimi, giovani professionisti, con la partecipazione di due straordinari artisti, Simona Di Pierri e Davide Raimondo. E poi grazie, diciamo, ai miei compagni di viaggio invece, quelli proprio teatrali di sempre, sono lì sul palcoscenico. Volevo ringraziare veramente di cuore Chiara De Vita, Matteo Salzano e poi niente, stasera è stata la luna, però è le sollecitazioni che mi sono arrivate quando vi dicevo all'inizio, mi si diceva che dovevo fare una manifestazione, uno spettacolo, qualcosa che avesse a che fare con lo spettacolo, ma che insomma raccontasse cose antiche. Per un attimo mi sono perso, poi ne ho discusso con lei, come al solito abbiamo trovato le soluzioni giuste. Elena Parmense, grazie naturalmente anche alla parte tecnica, quindi Luciano, grazie, e grazie anche a Luca, grazie anche a Fabio che ci ha dato una mano strepitosa, e poi in generale grazie un po' a tutto il gruppo dell'EP Village che ci sono stati vicini in questi giorni e sono qua presenti, tra l'altro nonostante la serata sono venuti stasera qui, quindi ringrazio il capo villaggio Alessandro Caiazza e la direzione artistica degli spettacoli Serena Stella, cognome che conosco. Mi pare di aver detto veramente tutto. Grazie anche a Maurizio e Vincenzo Massetti, lo so fischia un po' perché sto davanti alle casse, ma insomma ormai quello che è fatto, quello che è detto, io direi che possiamo riaccendere, se è possibile, non so se è la cosa, ma credo di sì, riaccendere le luci della festa, e volevo così, se gli faceva piacere, avrei avuto il piacere di avere vicino a me Antonio Romano, il primo cittadino di Camerota, perché niente, ecco, con le luci della festa. Io spero di non... Grazie, io spero, ecco, ci tenevo per te, per gli amici di Camerota, per tutti, ci tenevo insomma a raccontarla così, spero sia passata. Sicuramente, ma che ci è voluto per quest'uomo, per affermarsi? È stata dura. Veramente è stata dura. Gaetano, io non so che dirti, ti ringrazio di cuore, ma quando ho pensato a te per dare ancora più lustro a questa nostra iniziativa, a questa nostra festa, sapevo di mettermi in mano sicura. Grazie. E come sempre hai allietato la serata di Camerota, così come era per la Notte del Mito, così lo è stato per la notte del tempo della preistoria. Grazie, grazie veramente. Grazie di cuore, grazie a te. Allora amici, qui si chiude la nostra serata, buonanotte a tutti, visitate queste grotte e queste emozioni di questa sera, se sono servite, portatele nel cuore, perché da qui è cominciato tutto. Consentitemi solo una battuta, per quelli di Neanderthal che hanno cominciato a Camerota non gli è andata tanto male tutto sommato, insomma, voglio dire, poteva andare anche peggio.
Invece questi si sono svegliati una mattina, si sono affacciati alla grotta, hanno visto quel mare, poi si sono girati dietro, hanno visto sta terra, tutto sommato non gli è andata male, non gli è andata male. Quindi godetevi una buonissima estate, grazie anche agli amici della comunicazione che ci sono sempre vicino. Grazie Don Gianni, grazie assai, io cosa ti devo dire, ti voglio bene nel più profondo del cuore, lo sai da sempre, buonanotte a tutti.